Una sentenza del Consiglio di Stato potrebbe aprire un clima di accesa conflittualità all'interno dei porti. Secondo i giudici, una compagnia armatoriale in possesso di autorizzazione può svolgere con proprio personale le operazioni di rizzaggio e derizzaggio da sempre effettuate dai portuali. Tragedia questa mattina su Viale Palmiro Togliatti, nei pressi dell'area di parcheggio che è adiacente ad alcune attività commerciali. Un uomo è stato colto da malore mentre stava facendo una passeggiata mattutina ed ha perso la vita. L'ASL Roma 4 sta procedendo ad attuare il piano assunzionale anno 2024 approvato dalla Regione Lazio, che prevede l'ingresso di 274 nuove unità, un incremento del personale che riguarderà ovviamente anche l'ospedale San Paolo. Saranno i Cosa Acustica i protagonisti della serata di venerdì al Parco Spigarelli nell'ambito della seconda edizione del Festival della Musica. Alle ore 21 appuntamento con la simpatia e l'irriverenza del trio comico. Massimo Castagnari fa un primo bilancio a 3 settimane dall'inizio della preparazione atletica del Civitavecchia. L'allenatore nerazzurro si dice soddisfatto del gruppo ma invita tutti a tenere i piedi per terra. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Una sentenza che farà molto discutere in ambito portuale, quella pronunciata dal Consiglio di Stato che di fatto legalizza l'autoproduzione. Risulteranno quindi a rischio le operazioni svolte dai portuali sui traghetti. Sentiamo il servizio. Una sentenza del Consiglio di Stato potrebbe aprire un clima di accesa conflittualità all'interno dei porti. L'ha pronunciata il 19 luglio scorso la quinta sezione dell'organo di giustizia amministrativa, accogliendo il ricorso proposto da Grandi Navi Veloci, rappresentate e difesa dagli avvocati Alfonso Magliulo e Fiorella Titolo, contro l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e nei confronti della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Pari De Batini, società cooperativa di Genova. GNV chiedeva in pratica di rivedere la sentenza precedentemente pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, che aveva bocciato la richiesta della compagnia armatoriale di poter agire in regime di autoproduzione sulle proprie navi, senza avvalersi quindi delle prestazioni dei lavoratori portuali per le operazioni di rizzaggio e derizzaggio. Nel suo pronunciamento il Consiglio di Stato scrive che la norma va letta nel senso di imporre i limiti all'autoproduzione solo ove qualora ora si parli di imprese di navigazione che non risultino già assistite da apposito titolo autorizzativo ex articolo 16,3 della legge 84 del 1994. Qualora invece tale titolo sia stato rilasciato, la norma non impedisce che esso venga utilizzato dall'impresa autorizzata anche per le operazioni da compiersi a bordo delle proprie navi in porto, quindi con proprio personale, ossia nella sostanza il regime di autoproduzione, senza incorrere nei limiti e nelle condizioni applicative imposte. Quindi, secondo i giudici, una compagnia armatoriale in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge 84-94 può svolgere con proprio personale le operazioni di rizzaggio e derizzaggio da sempre effettuate dai portuali. Si tratta di una sentenza, come detto in premessa, che potrebbe aprire una stagione di duro scontro nei porti italiani, considerando che verrebbe fortemente ridimensionato il ruolo dei lavoratori portuali, da sempre utilizzati per le operazioni che si svolgono all'interno delle navi traghetto e che già in tempi più o meno recenti aveva generato momenti di aperta conflittualità sulle banchine. Tragedia questa mattina su Viale Palmiro Togliatti, in particolare nell'area di parcheggio che è adiacente ad alcune attività commerciali. Intorno alle 6:30 un uomo è stato colto da malore mentre stava facendo una passeggiata mattutina ed ha perso la vita. Probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo, nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della caserma di via Antonio da San Gallo, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso ed affidare il corpo alla famiglia.
L'Unione Inquilini di Civitavecchia ha preso visione del bando pubblico dell'ATER di Civitavecchia finalizzato alla locazione in housing sociale di alloggi del Palazzo di Via Veneto, per cui l'assegnazione risulta avere priorità per le giovani coppie under 35 e agli appartenenti delle forze dell'ordine. Secondo l'associazione non è giusto né legittimo, visto che per quest'ultima categoria è prevista l'assegnazione di 8 punti a fronte di 2 punti assegnati a famiglie con uno o più disabili. A prescindere dalle opportunità della scelta di indire un bando in housing sociale, affermano dall'Unione Inquilini, ci corre l'obbligo di ricordare che il bando potrà e dovrà riguardare soltanto la metà dei 40 appartamenti, mentre gli altri appartamenti sono destinati ad edilizia sovvenzionata e debbono essere messi dall'ATER a disposizione del Comune di Civitavecchia per l'assegnazione agli aventi diritto in graduatoria, che vale ricordare essere oltre 700 famiglie. Un chirurgo, un ginecologo, 3 nefrologi, 4 ortopedici, 3 psichiatri, un neurologo, un medico di pronto soccorso e 2 psicologi. Sono i primi medici a prendere servizio rispetto al piano assunzionale anno 2024, approvato dalla Regione Lazio, che prevede l'ingresso di 274 nuove unità tra dirigenti medici e sanitari. Il servizio. La ASL Roma 4 sta procedendo ad attuare il piano assunzionale anno 2024 approvato dalla Regione Lazio, che prevede l'ingresso di 274 nuove unità, tra cui 122 dirigenti medici e sanitari, 69 infermieri, 10 nuove ostetriche e 11 fisioterapisti. Un incremento del personale che riguarderà ovviamente anche l'ospedale San Paolo. I primi a prendere servizio per la dirigenza medica e sanitaria saranno un chirurgo, un ginecologo, 3 nefrologi, 4 ortopedici, 3 psichiatri, un neurologo, un medico di pronto soccorso e 2 psicologi. Inoltre sono in corso le procedure per l'assunzione di 10 neuropsichiatri infantili dal concorso in aggregazione con la ASL Roma 5, che andranno ad implementare l'organico delle strutture aziendali dedicate al disagio dell'area infantile e adolescenziale. Per quanto attiene le assunzioni del comparto, nel corso delle prossime settimane si procederà all'acquisizione di 38 infermieri e 5 fisioterapisti. Il piano assunzionale 2024 rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento del sistema sanitario locale, ha spiegato il direttore generale facente funzione, dottor Roberto Di Cicco. Diverse assunzioni si sono già concretizzate e porteranno a breve nuovi professionisti nei servizi ospedalieri e territoriali. In autunno, poi, si aprirà una seconda fase di reclutamento in vista delle nuove procedure concorsuali che verranno attivate sia per la dirigenza medica che per il comparto. Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata nei confronti delle necessità di questo territorio e i dipendenti, il direttore della UOC personale, il dottor Alessandro Falcone, per il lavoro che sta svolgendo. Le nuove assunzioni non solo aumenteranno le capacità operative dei servizi ospedalieri e territoriali, conclude Di Cicco, ma miglioreranno anche la qualità dell'assistenza sanitaria offerta ai cittadini. Particolare attenzione in questa fase sarà posta anche al personale precario, per il quale sono state avviate procedure di stabilizzazione. Ne beneficeranno 71 operatori, 14 dirigenti medici di varie discipline, 2 dirigenti tecnici, 41 infermieri, 5 operatori sociosanitari, 7 collaboratori tecnici e assistenti tecnici, un tecnico della prevenzione ed un assistente sociale, che vedranno trasformare il proprio rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. La pubblicazione delle procedure di stabilizzazione in Gazzetta Ufficiale, ha concluso il dottor Di Cicco, è un passo concreto verso il consolidamento dei rapporti lavorativi, garantendo così continuità e affidabilità nel servizio sanitario. Il Codacons si rivolge con un esposto alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva dell'area portuale alla Corte dei Conti per verificare eventuali danni all'erario in relazione al caso del cantiere di Civitavecchia, ex Privilege Yard, per lunghi anni ormeggio del vascello fantasma P430. A qualche mese dalla concessione a Tancoa dell'area ex Privilege, insistendo con la cantieristica in un'area rimasta bloccata,
bloccata per oltre 10 anni a seguito di 2 fallimenti nello stesso settore, affermano dall'associazione. Interveniamo per porre fine a una vicenda annosa e durata troppo a lungo. È stato infatti tale il tempo trascorso che i civitavecchiesi si sono abituati al profilo della nave in costruzione, con problemi e ritardi di ogni genere che ne hanno di fatto impedito il completamento, prolungando invece l'inattività del cantiere. Secondo il Codacons, se è arrivato il tempo di chiudere con questa storia, l'esposto alla Procura e alla Corte dei Conti mira quindi a riattivare l'attenzione delle istituzioni su questo caso incredibile, portando infine a una soluzione che tenga conto dell'interesse principale, quello di Civitavecchia e dei suoi abitanti. Dopo alcune settimane di costante salita che avevano costretto a letto tantissime persone e destato l'attenzione dei virologi, l'ondata di Covid estiva sembra aver iniziato la sua discesa. L'ultimo report settimanale diramato dal Ministero della Sanità evidenzia infatti un rallentamento dei contagi e il Lazio non è più tra le prime 3 regioni italiane per la presenza del virus. Vediamo. Il Covid estivo, quello che ha costretto a letto tantissime persone negli ultimi 2 mesi, comincia a dare finalmente segnali di rallentamento. Forse, come dicono molti esperti in materia, si è arrivati al picco e da adesso in poi dovrebbe iniziare la discesa. I numeri forniti dal Ministero della Sanità, che riguardano la settimana compresa tra l'8 e il 14 agosto, parlano di una diminuzione del 6,2% di nuovi casi, di un aumento del 14,9% dei decessi, del 28% di soggetti in terapia intensiva e del 7,1% di ricoverati con sintomi. Possono apparire numeri contraddittori, ma sono comunque inferiori rispetto a quelli delle osservazioni precedenti. Nello specifico, andando a vedere la situazione che ci interessa direttamente, ovvero quella riguardante il Lazio, nel periodo considerato c'è stata una diminuzione di nuovi casi, passati dai 2.780 della settimana dal 1 al 7 agosto ai 2.299 di quella successiva. Sempre prendendo a riferimento le prime 2 settimane di agosto, si è registrato un calo dei decessi, passati da 33 a 29. Sono diminuiti anche i tamponi effettuati, 9.610 contro i 10.414 della settimana compresa tra il 1 e il 7 agosto ed il tasso di positività, passato dal 22,4 al 20%. La provincia di Roma in particolare è passata dai 52 casi ogni 100.000 abitanti che si registravano a fine luglio agli attuali 41. Insomma, il trend anche di fronte ad un numero inferiore di tamponi effettuati appare finalmente in flessione. Evidentemente la variante KP3, che ha iniziato il suo percorso virale partendo dagli Stati Uniti, sta esaurendo la sua efficacia e di questo non si può non esserne contenti, così come non si può non sperare che l'autunno e l'inverno non portino altre fonti di preoccupazione al di fuori delle normali influenze di stagione. Il locale ufficio delle dogane ha donato al Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana litri di olio e 1600 guanti in nitrile. La merce deriva da campionamenti effettuati per l'analisi o per il controllo approfondito dei prodotti. Successivamente l'operatore economico non ha chiesto la restituzione dei suddetti campioni e pertanto la merce è caduta in abbandono e la direttrice dell'agenzia Silvia Amato ha disposto la cessione gratuita. Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria al mercato di Piazza Regina Margherita. Come si ricorderà, l'amministrazione comunale ha avviato dal 5 agosto scorso una pulizia e disinfestazione straordinaria che ha luogo ogni lunedì, oltre ovviamente alla consueta pulizia giornaliera del mercato centrale. Oltre alla raccolta di rifiuti mattutini e quella già effettuata alla chiusura del mercato, è già operativo da alcune settimane un ulteriore mezzo per la raccolta dei rifiuti. Il mezzo staziona in Via Doria dalle 11 alle 12 per evitare che cassette e rifiuti permangano troppo a lungo sulla strada, contribuendo così a mantenere il mercato e le aree circostanti più pulite. E saranno i Cosa Acustica i protagonisti della serata di venerdì al Parco Spigarelli nell'ambito della seconda edizione del Festival della Musica. Alle ore 21 appuntamento con la simpatia e l'irriverenza del trio comico che nuoce gravemente al malumore con un mix di midri, reggaeton, canzoni vecchie e nuove, condite con gag di ogni tipo. Risate, divertimento ed una certa dose di ironia vi aspettano con ingresso gratuito. Sentiamo.
Ciao a tutti, siamo di Cosa Acustica, per adesso siamo in tour enogastronomico nelle Marche, ma il 23 agosto saremo al Parco Spigarelli, verremo al Parco Spigarelli, mangeremo tutto quello che di buono ci offriranno, berremo tutto quello che di buono ci daranno da bere e poi saliremo sul palco e qualora non ci ricorderemo faremo qualche canzoncina. Tra la la! Ciao ragazzi, ciao! Nuova e importante avventura per il DJ civitavecchiese David Semola. Dopo aver suonato per diversi anni ad Ibiza, venerdì il classe 91 rimarrà in ambito spagnolo ma spostandosi a Barcellona. David Semola, pseudonimo di David Zeppa, sarà infatti uno dei protagonisti dell'Eros Summer Season al Pacia, lo splendido e famosissimo club alla moda con terrazze e vista sul mare della città catalana. Anche a Barcellona sono già tutti pronti per ballare grazie ad uno dei DJ emergenti più apprezzati che si sta affermando come uno degli astri nascenti nella scena italiana. E si chiama Serata d'autore sotto una cascata di stelle e d'amore. Lo spettacolo è in programma venerdì alle 21 all'Arena Pincio. Si tratta di un evento musicale molto particolare con canzoni inedite ideato e organizzato da Piero Trotta, autore delle musiche, e Chiara Cosma Guidoni, autrice dei brani, con arrangiamenti di Felice Tazzini e la presenza dell'associazione Ridi che ti ridi. Tanti i protagonisti della serata, che sarà d'ingresso gratuito e presenterà Tiziana Guidoni, Enrico Biferari, Barbara Brugge, Marina Muscolino, Marco Lungarini, Lorenzo Tombolelli, Alberto Greco e Marco Incalcaterra. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché a breve torneremo con le notizie sportive. A tra poco. Buonasera e bentornati, apriamo con il calcio, soddisfazione per il gruppo e i giocatori che ha a disposizione ma anche piedi per terra in previsione del campionato che inizierà l'8 settembre. L'allenatore del Civitavecchia Massimo Castagnari fa un primo bilancio dopo le 3 settimane di allenamenti e le 2 amichevoli disputate. Sentiamolo in questa intervista. Siamo con Massimo Castagnari, allenatore del Civitavecchia. Come sta andando la preparazione e insomma soddisfatto anche delle prime amichevoli? Sì, sicuramente sì. Io dico sempre che in queste 2 uscite che ci abbiamo, praticamente abbiamo disputato con il Celano, ma anche domenica mattina a Tolfa, diciamo che l'atteggiamento della squadra è stato veramente perfetto. Quindi c'è tanta voglia di far bene, sicuramente ancora non abbiamo quegli equilibri che magari cerchiamo durante le fasi della partita, ma c'è anche da dire che questi ragazzi dal 29 luglio stanno lavorando tanto, tanto, con tanto sacrificio, con tanta determinazione, quindi penso che questi equilibri verranno trovati nel momento in cui i carichi di lavoro sicuramente diminuiranno. Contento del gruppo che ha a disposizione? Assolutamente sì, veramente formato da ragazzi che lavorano in modo professionale. Sono contento sicuramente della società, del direttore che mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi con tanta qualità, poi è normale stare a me a assemblarla e fare in modo che renda nel miglior modo. Io dico sempre che nel periodo agosto le valutazioni vanno prese sempre, no? Vanno centellinate e pesate nel modo giusto, però se l'atteggiamento, come dicevo, nella parte iniziale è quello giusto, io dico che ci stanno praticamente tutti i presupposti per fare un buon inizio di campionato. E proseguiamo con il calcio a 5. Partirà domani ufficialmente l'avventura della squadra di calcio a 5 del quartiere Campooro, che giocherà nel prossimo campionato di Serie C2. Sarà una partenza dolcissima quella della squadra del presidente Antonello Quagliata, che si radunerà al Vittorio Tamagnini alle 19 per una partitella in famiglia. Si tratta della prima ufficiale per la squadra guidata da Umberto Di Maio, nata solo pochi mesi fa e che ha già grandi ambizioni.
E proseguiamo con il rugby, altro colpo del Civitavecchia Rugby. Il club civitavecchiese si rinforza ulteriormente con un giocatore che porterà esperienza e voglia di giocare ad alti livelli. L'italo-argentino, classe 93, Mariano Garcia Medici, giocatore completo. Medici come centro è dotato di grande forza fisica, un'intelligenza tattica, tecnica, scatto, velocità, dotato di un buon calcio in corsa, nonché di un ottimo passaggio. Arrivo a Civitavecchia con la voglia di affrontare una nuova sfida, afferma Medici, tornare ad un buon livello come la Serie A, affrontarla con forza fisica e mentale con la quale mi sento ottimale per rendere al meglio. Nei primi colloqui con la società avevamo già proposto alcuni obiettivi del gruppo, come puntare al massimo. Personalmente cerco di affermarmi nel ruolo, divertirmi sul campo da gioco e contribuire alla crescita della squadra e dei miei compagni. E proseguiamo con la palla a mano. Inizierà il 2 settembre la preparazione atletica della Flavioni, la compagine giallo-blu allenata da Patrizio Pacifico, come noto anche quest'anno, ha scelto di rinunciare alla Serie A2 e ripartire dalla B per garantire la sostenibilità della società e continuare a promuovere la palla a mano nella comunità civitavecchiese. Tra due settimane quindi le giallo-blu inizieranno a correre, a sudare al Palasport, in attesa che vengano poi definiti calendari avversari della stagione che sta per iniziare. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon proseguimento di serata.